Ciao, buonasera a tutti. Giuseppe, intanto grazie ancora anche a te di essere dei nostri. Prima cosa che te la devo dire subito, complimenti per Matera, perché è una città stupenda. Anzi, consiglio a tutti quanti, a quelli che non l'hanno, vista, di andarla a vedere, perché è troppo bella. Quindi, grazie. Veramente è un invito che estendiamo sicuramente. È una città da scoprire, unica da scoprire. Poi lo dicono sempre, me l'ha detto anche qualcuno di voi lì, che è la città del rientro, cioè non del rientro, del ricordo. Cioè che si ritorna, del ritorno, cioè che si può, che uno ritorna a Matera, ci va una volta ma ritorna ancora, vero? Ah beh, guarda, questa è una tradizione che è sorta negli ultimi anni, perché prima, fino a pochi anni fa, noi eravamo completamente ignorati dai flussi turistici e dalle conoscenze anche, pochi ci conoscevano. Però adesso è stato negli ultimi anni sì, c'è stato un deciso riscatto. Noi siamo passati da vergogna nazionale degli anni 50 a capitale europea della cultura nel 2019, patrimonio mondiale UNESCO dal 95. Sì, sì. Perché tanti, poi anche io, compreso il sottoscritto, io sapevo la storia di Matera, ma non la conoscevo veramente tutta. Poi quando sono venuto a visitarla me l'hanno raccontata e in effetti la vedi sotto tutto un altro punto di vista. Ma noi racconteremo Matera, anzi io ritornerò sicuramente a rivederla, perché ci sono stato. Sarà anche un piacere ospitarti. Sono stato troppo poco, magari ritorniamo anche con Riso Vamosà, chi lo sa. Ma comunque, Giuseppe, noi vogliamo parlare di quello che Avis Matera ha progettato da tanti anni. È una cosa carina perché usa gli artisti, e noi quando Avis usa gli artisti per noi è sempre una bellissima cosa. Ce la racconti? Certo, noi dal 2015 abbiamo iniziato a realizzare dei calendari da tavolo dedicati alla città di Matera. Quindi abbiamo parlato negli scorsi anni della Matera degli anni 50 e 60, dei personaggi che hanno fatto la storia della città, dello scenario cinematografico che per i numerosi film che si sono realizzati in questo, dal Vangelo secondo Matteo al recente The Passion all'ultimo 007 che non è ancora uscito nelle sale cinematografiche. C'è stata un'edizione dedicata alle pitture rupestri della Madonna. Matera ha circa 150 chiese rupestri, molte di queste presentano degli affreschi con delle icone della Madonna. Peraltro Matera è la Civitas Maria, un titolo che ha acquisito negli anni 50. Abbiamo avuto un calendario dedicato al sistema di raccolta delle acque, che è stato uno degli elementi caratterizzanti di inserimento nel patrimonio mondiale UNESCO. Le grandi mostre realizzate dal Circolo Culturale La Scaletta dei Sassi con artisti come Martini, Cascella, Consagra, l'ultimo Salvatore Dalì, in un ambiente molto suggestivo. Non so se quando sei stato a Matera hai avuto modo di visitarlo. Ho visto tutto ma non tutto, cioè nel senso ho visto tanto ma non tutto, perché siccome poi era un giorno piovoso, quindi ho avuto anche un po' di difficoltà nel mio spostamento, ma sarà per la prossima volta. Certo, ma comunque due cose ti devo chiedere. Una è che ti manderò l'indirizzo, perché ne vorrei tanto un calendario, due, uno per me e uno per il mio socio Filippo, che lo mettiamo qui in radio, perché ci fa piacere. L'ho visto in PDF, molto molto bello, molto carino. Seconda cosa, l'Avis di Matera, che poi sappiamo benissimo dalla storia di Matera e quindi con tutte le difficoltà, adesso com'è la situazione, come state andando, Presidente? Allora, quest'anno abbiamo purtroppo pagato anche noi lo scotto. Certo. Quindi abbiamo registrato nel periodo clou del lockdown, adesso marzo-aprile, un calo sensibile delle donazioni. Noi raccogliamo normalmente da lunedì al sabato in ospedale. E poi facciamo delle raccolte domenicali straordinarie attualmente in autoemoteca. Abbiamo in corso l'accreditamento della nuova sede. Okay. Ci auguriamo con quella di poter fare più sedute. Esatto, di risolvere i problemi. Diciamo che superato il periodo peggiore, bene o male abbiamo recuperato un po' dei dati che avevamo perso nel periodo peggiore, però ora ci sono anche delle condizioni di sicurezza tali che non consentono di realizzare nemmeno lo stesso numero di donazioni in ospedale. Certo, bisogna avere di accedere solo per appuntamenti, distanziamento, sanificazione fra una donazione e l'altra. Però con questo, quindi contiamo molto sulle donazioni straordinarie della domenica. Con questo non perdiamo l'idea di andare a donare il sangue, il plasma e tutto quello che c'è bisogno di
di per quanto riguarda la donazione. Io Presidente, io volevo comunque richiamarti anche più avanti, magari con qualche iniziativa che metterete in atto in questo 2021, così ne parliamo ancora, perché dare spazio ad Avis Matera e dare spazio alla cultura, agli artisti e a tutto un mondo particolare. Io sicuramente, Filippo, tu ci sei stato a Matera. No, però ecco, volevo fare i complimenti a Matera perché è riuscita appunto a diventare città di UNESCO con due sassi praticamente. Ah, sì, vai, vai. Se fosse, sei un cretino, sei. Scusa, l'abbiamo chiusa così perché è un cretino. Ma no, no, sta scherzando. Due sassi, quali due sassi? Devi andare a vedere a Matera, altro che. Volevo dire, Presidente, intanto grazie mille di nuovo, di essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un onore. E avremo l'occasione di risentirci come facciamo spesso con tutti quanti, quindi viva l'Avis di Matera e viva tutti voi. Grazie a voi, grazie a tutte, alla prossima. Certo, sicuramente.